Allora, siamo nel laboratorio di Diego, un utente del nostro Fab Lab. Era già da tempo che volevo venire in visita al suo laboratorio, e bene o male ci siamo, e adesso facciamo un piccolo tour. Diego, dígalo. 18. Siamo nel mio laboratorio a Novate. Io costruisco le casse acustiche qua dentro, è il mio hobby, la mia passione. Prima lavoravo nel garage di mio nonno e avevo poco spazio e non mi piaceva sporcarglielo sempre quando facevo i miei lavori, quindi nel periodo di quarantena abbiamo deciso di spostarci qua, che non lo so, una stanzina che avevamo in cortile che abbiamo utilizzato come laboratorio, l'abbiamo allestito tutto e quindi adesso è il mio spazio personale. Adesso ho migliorato il banco sega, devo costruire un banco fresa perché prima o poi mi servirà. Qualche progettino per scuola, anzi per la mia maturità avevo costruito un sismografo per portare come progetto d'esame. Avevo queste casse vecchie, erano un vecchio stereo. Ho deciso di recuperare gli altoparlanti per mettermi lì sulla scrivania. Non sapevo niente di come si progettasse una cassa, infatti le prime casse erano dei cubotti di truciolare pieni di buchi, non suonavano bene. E piano piano ho capito, comunque informandomi da solo su internet, come costruirle bene, diciamo, come progettarle ad hoc. Passione che spero si potrà tramutare in qualcos'altro in futuro, perché adesso sto seguendo l'università, sto facendo il corso di ingegneria informatica per poi passare, penso, alla magistrale in ingegneria acustica a Milano. Quindi nel mio lavorare, diciamo, in laboratorio, è stato anche utile la mia esperienza col Fab Lab, perché la prima volta che sono andato là era ancora a Merate, era perché io dovevo fare un braccialetto di pelle, quindi dovevo incidere sulla pelle. E lì mi ha affascinato la stampa 3D. Per esempio, questi qua sono degli oggetti che ho provato a stampare in 3D. Questo è il prototipo di un anello da ginnastica. Ho provato, diciamo, a progettarli con una struttura interna a triangoli in modo che reggesse. Semplicemente erano un prototipo di un attrezzo che mi serviva da attaccare all'avvitatore per fare dei buchi perpendicolari al piano di legno.